buono. È buono. Zoom su di me che inquadro te non è male. Questo è il titolo della puntata. Zoom su di me che inquadro te, intervista Sergio Cammariera. L'uomo con più telecamere nel camerino della Unzica del mondo. Sergio, com'è andata l'esibizione? Beh, molto tranquilla, sì. Poi era molto sentito questo omaggio a Sergio Bardotti. Tu hai una telecamera più bella della mia, te lo devo dire. Guarda, tu hai il camerino più bello, io la telecamera più bella, dai. Ti faccio un primo piano sulla storia. Però non è mia, della Rai. No, ma posso sapere una. Ti posso chiedere una cosa, Marco? Perché cioè, quando abbiamo fatto gli omaggi a De André, sai che noi siamo i tributari, no? Noi siamo i tributari. Quando c'è da omaggiare Modugno, chi chiamano? Me, Morgan e Neffa. Aspetta, manca uno, Dolce Nera e Dolce Nera e. Chi? Cristicchi? Chi è là? No, Cristicchi è saltuariamente tributario. Dolce Nera è fissa, la Ruggero poiché moglie del maestro Colombo. Colombo. Certamente. E poi c'è, aspetta, un altro, ce n'è un altro, ascolta, di tributario proprio che ha pieno titolo, Massimo Ranieri. Esatto, Ranieri. Però l'ultima volta che ci siamo incontrati con Marco aveva i capelli lunghissimi, sì, neri, folti, una chioma. Cos'è successo? Ma non sono reali questi. Sei proprio un dadaista tu. No, devo dire di no. Lo pensano in molti perché sono troppo belli. Sono bellissimi, stanno bene. Mi sono accorto, io d'altra parte ho imparato a accettare me stesso da qualche mese. Quindi... Allora, posso dire ufficialmente che magari. Marco Morgan vive a Monza ma va a X Factor con l'autista personale. Lui si muove solo con l'autista. A un chilometro di distanza da con casa. La limousine. No, dai. Sai come dice la canzone Fame? What you get is in the limo. What you get is no tomorrow. Fame is mine, is just a crime. Quante telecamere. Guarda quante telecamere, sembriamo veramente dei vanitosi e lo siamo. Signore e signori, Sergio Cammariere.